Bentornati qua su FIFA 23 con un nuovo episodio. Ebbene sì, siamo qua con il nostro Parma e il nostro Max Allegri, giustamente. Allora, calendario. Oggi abbiamo Udinese, Milan e Fiorentina. Quindi giornata molto importante per il nostro percorso in campionato. E non sarà affatto semplice, non sarà affatto semplice. Allora, la squadra sembra essere in gran forma. Allen. Ok. Cicaldò. Miretti. Colo Colo, che ha fatto delle belle prestazioni. Anche Barre non ha giocato male. Jovanovic, Casale. Mettiamo Scalvini quest'oggi, anche Del Prato. Che Del Prato sta acquisendo fiducia. Sarebbe interessante provare Soppi esterno destro. Voglio provare. Per un tempo voglio provare Soppi esterno destro. Perché lui è molto offensivo. Potremmo quasi convertirlo come esterno e comprare un altro terzino destro. Perché purtroppo in fase difensiva soffre un po' troppo. Ahimè. Allora, spazio a Caio George, che ha fatto doppietta nell'ultima partita, quindi giusto così metterlo in campo. Diaz in panca. E sulle... no, c'è Allen, va bene, a posto così. Quindi Udinese Fiorentina. Udinese Parma, loro stanno, se non sbaglio, un pochino più sotto di noi, quindi sarà importante vincere per allungare quel distacco. Sarà molto importante e probabilmente anche molto complesso, però voglio essere fiducioso. Intanto oggi facciamo questa prova di Soppi esterno, vediamo cosa ci può dare come esterno, sono curioso veramente. Bravi, vai Soppi, è il tuo momento. Se Caio si degna di farti un passaggio fatto per il verso, perché se non te lo fa è anche complicato. Niente, si parte sempre con un gol di svantaggio la maggior parte delle volte. È veramente incredibile questa cosa. Qui l'errore di chi è stato? Di Casale, che non ha chiuso. Casale. Qui ahimè l'errore di Casale, ragazzi. Non c'è niente da dire. Vabbè, partenza brutta, non quella che volevamo. Però, magari, riusciamo a ribaltarla. Miretti. Ma porca, ho visto il movimento di Caio. Ho provato il passaggio, ma non è andato. Bravo Scalvini. Oh, Soppi. Dai, veramente. Deulofeu può segnare da lì. Non trattiere. Buffon, rialzati. Bravissimo. In due l'hanno. Cioè, tipo, volevano ucciderlo in due. Povero Gigi. Del Prato. Per Soppi. Soppi, niente. Possesso regalato. Qui però. Posso dire che avevo sbagliato io, Provo a venire avanti. Dovevo giocarmela un pochino meglio questa palla. Bravo Del Prato. Bell'intervento, se porca miseria. C'era la bandierina in mezzo. Scalvini? Mamma mia. L'ho vista malissimo. Ripartiamo. Miretti. Bravo Miretti. Miretti. Si libera la grande. Miretti. Il Parma finalmente riacciuffa questa partita con i gol di Miretti, che ultimamente sta incominciando a segnare. Devo dire che in effetti Miretti ultimamente sembra essere esploso definitivamente. Era ora, perché era da un po' che lo aspettavamo, che alternava belle prestazioni a prestazioni veramente inguardabili. Era da un po' che lo tendavamo. Dai, l'abbiamo ripresa. Barre. Guarda Caio.
No, Caio, perché non salti? Perché? Perché non vuoi saltare? Dimmi perché, ti prego. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa. Il risultato rispecchia la capacità di creare occasioni da rete, a dimostrazione di come nel calcio non basta. E in area per attenzione. La rete si riporta avanti grazie a questo gol. Certo che ragazzi, però in questo gioco la CPU non sbaglia mai, È una roba assurda. Dentro all'aria non sbaglia mai. Non sbaglia mai. Ha fatto un passaggio veramente incredibile. Vabbè, anche Scavini che non marca, però ha le sue colpe. Che non anticipa più che altro. Lì era da anticipare. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Niente. Barre. Ma Barre non ci va. Giustamente. Perché andarci? Per andare in archivio, gara aperta ogni risultato, al momento sono gli ospiti a dover inseguire. Non stanno giocando male, Pier. Pagano dai, gli Miretti. Episodi, ma nel complesso, io ho visto l'hai visto, Barre, l'hai visto. Con la testa nella partita. Penso abbiano le carte in regola per ribaltare. A me non passa la palla se la passo in mezzo, però. Non so perché. Non mi passa, non mi passa, vabbè. Primo tempo deludente, perché onestamente con l'Udinese possiamo fare di più. Soppi bocciato, assolutamente sì. Caramò, Allen, Caio bocciato, l'unico Miretti che mi sta piacendo, anche Cicaldò lo vedo un po' fuori dal gioco, e anche Kakà, ci mettiamo Wonderwolf. Cambiamo un po' di giocatori perché bisogna riacciuffarla questa partita. Dobbiamo giocarci questo finale di stagione con le unghie e con i denti, in un qualche modo, quindi ci sono novità che riguardano bisogna la partita della Juve. Andiamo a sentire. Sbagliare il meno possibile. Sarebbe top non sbagliare mai, ma so che è impossibile. Mannaggia Miretti, era buono. L'idea era buonissima. Allen. Quando sono trascorsi 46 minuti sul perfetto, grazie. Lascia andare, bravo. Sul corpo del con molta calma, Ancora Allen. Batte corto. Bastano due episodi per ribaltarla. Provano con il pressing. Però se manco il pressing funziona. Bravo Diaz. Miretti. Per Caramò. No, Caramò, non puoi. Non ci credo, Piero. Non puoi, Caramò, sbagliare da lì, non puoi. Perché AC più non sbaglia mai? Noi sì. Guarda che roba. Splendida parata in tuffo. Parata incredibile. Tocca vicino verso il compagno. Cerca la porta. E vabbè, Padelli. C'è Padelli in porta, è quel Padelli lì dell'Inter? No, è un altro, vero? Vi prego, Cioè, non ditemi che Padelli dell'Inter, se no io me ne vo. Cos'è Wonderwall? C'è un tiro più scordinato, non poteva esistere, veramente. Non può essere quel Padelli, ragazzi. Miretti. Caccia del varco giusto. Ho provato. Pallone murato. Potevo attendere in effetti, ora che ci penso meglio, però vabbè. Attenzione. Contropiede che sfuma. Calma. Recuperato dalla difesa. Allen, riprendi sta palla. No, la ripartenza no. Bravo Scalvini. Ah, Mukoko. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Ammazza che apertura che hanno fatto questi. Il fatto che stiano vincendo. Lascia del Prato che chiude. Quanto si tiene palla, ma come viene gestita la palla. Allen, devi andare. Cioè, le idee molto chiare su cosa fare ogni volta Caramò. Che riescono a ripartire. Attenzione a questa occasione. No, vabbè. Io non ci credo. Caramò si è mangiato due gol fatti. Due gol fatte, l'avevamo ribaltata. Ancora Allen. Lascia partire il tiro. Intercetta il tiro.
Diaz. No, vabbè. C'è Padelli che sta a fare il fenomeno. Il fenomeno. Non è possibile. Sceglie l'appoggio. Guarda che roba. Intervento decisivo. Guarda che roba. Vabbè. Provano con il pressing. Bravo Scalvini. Pressing che funziona bene, riconquista la palla. Peralle, no. No. Lontana, ma non è finita. No. Ultima occasione. Diaz, niente, gliela passata. Gliela passata Diaz. Ammazza che sconfitta, ma che brutta sconfitta. Cioè brutta perché non è giusta, non è giusta per niente. Abbiamo giocato benissimo questa partita, a parte il primo tempo che rivedibile. 3 tiri a 13. Cioè come si fa a perdere una partita con 3 tiri contro 13 fatti da noi? Come si fa a perdere non si sa. Cioè è impossibile. È impossibile. Cioè qualcosa che veramente dici, ma come è successo? Boh. Comunque Soppi esterno bocciato. Bocciato, secondo me non è degno di quel ruolo. Soppi non riesco a trovarli. È che terzino mi lascia troppi spazi liberi, troppe cose, non lo vedo come terzino, non lo vedo per niente. Prego Allen, però una butta dentro per favore. Allora, reso conto su JJR. Questo è forte, oh. È forte vero. Lukic no. Puado. Agudelo no. Daniliuc. Ma non mi sembra un granché onestamente sto ragazzo. No. Ok. Poi voglio vedere questo Padelli. Adesso scusate perché sono curioso. Se quei Padelli dell'Inter, io vi giuro che non posso farcela. Non posso reggere. No, raga. Ma non è... Cioè, ma per favore. Ma per favore. Cioè, dai ragazzi, ma porca miseria, ma sarà possibile? Vuole anche ritirarsi, sarà un 69, un 70. Cioè, vabbè, io sto gioco dai ragazzi non ha senso veramente. Cioè, questo Padelli che ti fa tutte ste parate, dai, ma quando mai, va in prestito Guterres? Oh, bene, bravo Bento, tornerai più forte che mai, spero. Speriamo, perché a casa è lì, non lo so. E niente, Guterres in prestito. Molto bene. Parma-Milan. Questa è dura, eh. Questa è veramente dura. Allora, lasciamo così. Proviamo Soppi terzino destro. Riproviamolo. Casale stop per un turno perché ha fatto schifo la scorsa partita. Cacace torna e mi porto in panca Johansson oggi sì. E anche Diaz che non ha mal giocato, onestamente. Quindi Parma-Milan non ha messo le impostazioni giuste, quantomeno la difficoltà è quella giusta. Attesissimo da entrambe le tifoserie. Un attimo che ci guardo subito, ultimi 30 secondi. Scusate raga, ma devo farlo perché sapete che questo gioco a volte mi cambia la difficoltà come cavolo gli pare e vorrei capire se vediamo un po'. Scusate, però devo essere trasparente. Ok, estrema, va bene. Cancella lo screen. Estrema. Ok, possiamo andare e goderci la partita. Un attimo, cavo anche la musica. Ok, ora possiamo andare veramente.
come sempre, ok, allora questo è un big match che anticipa un po' la Coppa Italia. Coppa Italia che è andata allora a vinto 3-1, quindi sarà praticamente quasi impossibile recuperare, però basta fare due gol poi, 2-0. Si può ancora fare in realtà, sarà tipo impossibile però. Poi c'hanno questo Schick che è veramente forte. Sarà calcio d'angolo dunque. Facile l'intervento. Con calma, con calma. Non un granché, devono fare meglio di così per segnare. Con calma. Ripartiamo, giochiamo intelligente. Mukoko. Bravo Soppi. Può correre lungo la fascia. Bravo Soppi, dai. Oh, ma un fallo me lo fischi? Mi ha trinciato. A me lo sembrava, da quello che ho visto. Sconfitta in trasferta nell'ultimo match contro l'Udinese. Come pensi che finirà oggi? Stai zitto. Un 2-1 con lo rimediato nell'ultimo impegno in trasferta che ha lasciato la mano. Soppi, c'è in difesa. È imbarazzante, però. Non so se il tecnico abbia avuto il tempo per aggiustare. Ma va. Ma dai, ma dai. Dove si butta Buffon? Ha tirato una prugna marcia, Cioè io faccio i tiri della domenica, per far gol mi riparano tutti. Arriva questo, tira con due di velocità e mi fa gol. Dai, ma che cavolo, perché queste cose? Ma guarda che schifo di tiro che ha fatto, centralissimo. Buffon si butta dall'altra parte, ma no, no, non ci sto. Ma non ci sto io. Ma perché i miei non parano mai, loro parano sempre, ma... Mi pare normale a voi. Guarda che tiraccio. Tiro brutto come tiro bruttissimo. Svirgolato. Dove si butta Buffon? Ma dove si butta? Il Milan che conduce. Ma dove si butta? Dai però, così non è giusto. Come il fatto che Padelli sia un portiere incredibile in sto gioco. Ma da quando? Ma da qua? Dai. Allen. Riprendiamola. Guarda. I miei non entrano mai, mi tiri in porta. Sembra una roba. Guarda che roba. Il loro portiere para. Perché il loro portiere para? Il mio non para niente. C'è qualcosa che non va. Oh. Oddio. Un rigore. Ma che è successo? Signora, ma lei è divina oggi. Non l'ho capito mica comunque. Perché rigore? Per cosa? Oh, l'ho chiamato prima il rigore, ma è andato finalmente. Ma rigore perché? Cosa ho fatto? Per Allen? Forse perché ha buttato a terra Allen, sai? Sì, può essere che sia per quello. Calcio di rigore mi sembra un provvedimento più. Allora, io sono scarso. Risultato che potrebbe tornare in parità. No, vabbè, raga, non è possibile. Cioè, non è possibile. Mi danno un rigore dopo ogni 50 anni, no? Lo sbaglio anche? No, vabbè, dai, ma che amarezza è sto gioco quest'anno? Ma che amarezza è? Ma veramente? Azione che si fa interessante. Si tirano fuori da una situazione amarissima. Così amarissima. Cerchi. Gaia. Scalvini però c'è. Qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Il portiere gli ha negato. Niente, c'è giocatori che non so, sembrano veramente rincoglioniti oggi. Ah, no, stra bravo Soppi, dai. Hai fatto una buona cosa, hai fatto. Busio. Occhio al movimento dei compagni. Per Allen. Vado in mezzo. Cos'è? Cos'è Allen? Questo è un passaggio in mezzo, un cross. Se questo è un cross, allora io sono milionario. Vai Allen, niente. Ma è una gioia, eh. Io provo a creare gioco, a creare calcio, a creare schemi, qualcosa, ma nada, non... Rallentano, preferiscono gestirla. Cos'è? No, vabbè, ma come... Buffon, gli dice di no.
Ma domanda, ma come l'ha trovato quello? Che cross ha fatto? Cioè, ha fatto un cross veramente. Boh. Un cross. Cioè, veramente incredibile. Io non so cosa fare, ragazzi. Cioè, veramente. Cioè, un rigore mangiato. Un portiere che fa i miracoli. Un portiere che subisce un gol inguardabile. Cioè, che devo fare? Devo perdere da tanto questa, già capito. Bene così. Cioè, va bene, non va bene, però va bene. Me la farà andare bene. Mazza rega, però manco i passaggi alti. Ma con che gioco? Attenzione perché c'è un cambio tra i rossoneri. Comunque Moukoko oggi assentissimo, dalla manovra in Rotazione. generale della squadra, proprio assente assente. Chic. Fuori Buona gioco, fuori palla gioco. centrante. Ma come no? Mi ero alzato apposta io in realtà. Davanti il pallone. Robertson. Barak. Conclusione respinta. Moukoko. Allen, devi andare. Dai, Allen, Palla vai. in diametri. Hanno No, l'occasione, vabbè, cosa ha preso il attenzione, portiere anche favorito stavolta? del pareggio. Determinante il difensore qui. Ma Prova il porca volo. miseria. Uffa, ma che brutto episodio, che Possono brutto. partire di rimessa. Proprio Occasione per i sfortunato condottieri, quest'oggi, eh. possono far male. Va, guarda come mi ha sverniciato. Chic. È tutto Guarda, solo. guarda, guarda, guarda come giocano. Cioè, Attenzione, ma altro porca tiro. miseria, ma porca miseria. Ma neanche la coppia Messi, Neymar, Suarez era così. Ma porca. Ma vaffan bagno, va. Tacco, tacco, tacco. Ecco la E federazione che ha portato il gol. guarda. Hanno Uno, ubriacato la tacchetto. guardia Uno, avversaria con due, quel tre, colpo. quattro, cinque. Sostituito E vai, entriamo dopo dentro. pochi passi. No, ho Ebram. sbagliato. Non fare i cambi. Non fare i cambi. Vabbè. Johansson. Barre. I soliti poi, Assoulé. Diaz. Colo Colo. No, non Momenti posso fare i decisivi, cambi, vai. non riguardano la Niente. porta da lì. Mazza, oh, Messi è una recupera la palla, tragedia quest'oggi. spostandosi sul 2-0. Sì, ma poi? Cacace. Può liberarsi del pallone. Cacace. Dove cavolo vai, Cacace? Ma vai, Passaggio porca impreciso, miseria. pallone Cacace. intercettato. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Hanno spazio per andare in contropiede. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Finale di gara amaro per i padroni di casa che sono nettamente sotto il punteggio. Ovviamente i tifosi non gradiscono. La loro manovra è troppo lenta, prevedibile, e questo No, permette alla Caramo. difesa di posizionarsi e di chiudere tutti gli spazi. Pierre, devono far girare la palla più velocemente se vogliono farsi vedere dalle parti dell'area avversaria creando Ma pericoli state seri. zitto te. Cerchi, Barak, la botta sicura ed è rete, è il gol che Uffa, mette la partita uffa, ma che sull'inverso della tragedia, ma che posizione. tragedia. Impossibile la rimonta a questo Giocano punto. troppo bene, non riesco a fermarli, ragazzi. Risultato Cioè, sono equivalente a 0-3 onesto. in queste Non riesco minuti a finali. fermarli. Hanno fatto un computer veramente Ancora tempo per cercare straforte di ripartire. quest'anno. Fa su il pallone, fa ripartire l'azione. E vabbè, allora va bene tutto, va bene. Va bene, dai. Fischia tre volte l'arbitro e c'è la delusione per i padroni di casa per questo KO. Va bene, Oggi va non ce l'hanno bene. davvero con la testa. Che giornata. Lo so. Questa sconfitta. Una brutta giornata. Si gioca. Però capitano anche quelle. L'intervista la fai tu. Non c'ho voglia. Dai, basta, basta interviste. Basta spettacolo, basta interviste. Andiamo al sodo, andiamo al sodo. E qua se no. A parte che stiamo tipo andando malissimo. Cerchi, resoconto. Beh, forte vero, eh. Lazzaro. È lentissimo, non mi piace. E questo Balikwisha. Ma come cazzo ti chiami? Balikwisha.
Vabbè, insomma, non è importante. Andiamo avanti. Offerta per Wonderwall. Delega. No, facciamo almeno 13 milioni puliti e te lo do. Tanto mi sa che non rinnova questo, quindi non conviene neanche. Vediamo se riusciamo a prendere un qualche soldino. Preso conto di Baldic Visha. Ora è veloce. Teniamo d'occhio. Amian no. Rent no. Karsdop no. Torre boh. Ederson. Già i preferiti. Ugarte. Forte vero. Obega. C'è già. Colpani c'è già. Zirze. Vai a vedere un po' Zirze. No, non ha... vabbè, niente. È interrotta la trattativa. La prossima con la Fiorentina. Ha voglia piangere oggi. E sì, Caio vuol giocare. Vabbè, tanto Mukoko non è che sia in grande forma ultimamente, quindi va bene così. Oggi spazio sulle Busio. Mettiamo Cacace. Torna Casale. Torna Del Prato. Torna Ray. Oggi Ray perché Buffon nell'ultima partita non mi è piaciuto. Mettiamo Diaz per Colo Colo. Mi sbaglio sempre il nome. Estrema difficoltà, va bene. Andiamo. Certo che ormai il campionato, ragazzi, purtroppo è andato, eh. Cioè, nel senso che proprio raggiungere le coppe qui è impossibile. Non riusciamo ancora ad avere una squadra che le riesca a vincere tutte. Tutte. Almeno la maggior parte. Con Milan è stata una debacle. Con Udinese aveva strameritato, ma c'era Padelli che voleva fare il fenomeno. E vabbè. Calcio la nostra passione, la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio? Vincere, chiedo questo, posso, Dani? Dimmelo tu. Io spero solo che lo già detto, vincere. Che vuoi volere qua? Cioè, il calcio d'angolo. Ti fa schifo. Traversone controllato dal difensore. Certo che il ritorno di Coppa Italia col Milan 2-0, fargli 2-0, non la vedo molto semplice. Però vabbè, magari c'è un miracolo. Del Prato. Attenzione perché questa Ray. Dove vai? Ma io ho fatto il passaggio, raga. Ho fatto il passaggio. Perché non l'ha passata? Vabbè. Occhio al pallone in mezzo. Cosa fai? Lasciala al portiere. Emre Can. Dai, ripartiamo. Caramò. Per Caio. Caramò è partito. Caramò è partito. Si è ben fermato. È troppo rischioso dargli tempo di ragionare. Con calma. C'è spazio per andare. Busio. E vabbè, oh, però. Però raga, non so cosa dire. Cosa vuoi, arbitro? No, ma dimmelo più tardi. Domani sera me lo dici. Per oggi. Ma che cazzo? Vabbè, ho capito. Comunque la CPU lì non sbagliava. Noi ovviamente abbiamo sbagliato. Beh, è come te sbagli. Appunto. Lammers. Capisce tutto e intercetta palla. Il Parma vuole ripartire dopo la sconfitta esterna nel mezzo. Vai, Cacace. Porca miseria, Cacace, ma sfuggi da quella presa. Che fai? Fai il trenino? Troppi gli errori in difesa nell'ultimo. Fai il trenino, Cacace. Non so se il tecnico abbia avuto il tempo. Vieni, ciao. Oggi certo parto da stancata gli ha dato. Fa filtrare un pallone interessante. Efficace qui il recupero del pallone. Bravo Ray. Caio. Avanza la Caramò è andato.
Caio c'è. Caio c'è. Mi ha chiesto di giocare, ha segnato. Bene, bene, bene. Dai, bravo Caio, su. Rivediamo l'azione del gol. Ora però teniamo questa partita. Teniamola. Ma poi l'ha ammonito il mio giocatore che ha fatto l'intervento prima o no? Una stangata incredibile. No, no. Non farti ubriacare. Lascia partire il tiro. Palla in rete. Non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire. Io in mezzo un pallone teso, raso terra, che andava solo spinto in gol. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura. In tre. Ha trovato tempo e spazio per battere la rete. Anzi, in due hanno slisciato, compreso quello della Fiorentina. Rey fermo, immobile. Va bene, ok. Va benissimo ragazzi, a strabene. Bravo la qua, bellissimo passaggio, opera d'arte. Fiorentina che si affida una buona. Aiuto. Ma che ho fatto di male io per giocare a sto gioco ogni anno? Il problema è che mi diverto anche. Cioè, mi diverto. Dopo che mi sono incazzato, poi mi diverto. Qui sono pallone potenziale. Sono sadico con me stesso. Sono sadico. Mi voglio bene proprio io. Corner battuto in mezzo. Vabbè, senti, va bene così, eh. Allora, primo tempo andato. Caio buono. Buono. Il resto rivedibile. Tra cui la QA, che non mi ha entusiasmato. Diaz. Poi Scalvini per Casale, perché ha ammonito Casale. Non si sa mai. E per il momento Allen, che su lei non si è visto. Caramo sta giocando bene. Miretti, Busio impalpabili, però vabbè, diamogli ancora una chance. E no, Busio ha fatto un tiro interessante. Non ha segnato, però qualcosa ha fatto quantomeno. Caramo per Caio, per Allen. Occhio al pallone per il possibile Allen. 3 minuti 59, che qui nella vita reale equivalgono a 10 secondi praticamente. Trova il 2-1. Allen trova il 2-1. Incredibile ma vero. Non l'avrei mai detto. Bravo Allen, bravo, bravo. Molto bene, molto bene. No, perché gli ha ripassi? Che culo che ha sbagliato, va. Miretti. Caramo. L'alza sulla linea difensiva avversaria. Tutto bellissimo. Tutto bellissimo per una volta. Incredibile, cosa sta accadendo? Caio doppietta, eh. Zitto zitto, Caio doppietta. Alla fine Caio è il più forte al momento, eh. Tocca dirlo, è così. 3-1. Impossibile sbagliare. Giocassimo così anche contro il Milan nel ritorno di Coppa Italia, sarebbe tutto bellissimo, ma anche perché è l'unica speranza per arrivare all'Europa il prossimo anno, raga, onestamente parlando. Quindi o facciamo lì il miracolo o niente, ci attacchiamo al tram noi. E poi è il problema. Bravo Rey. Dai Rey, bravissimo. Del Prato. Caio, ti ho visto. Ho visto il movimento, Caio. Si libera bene della marcatura. No, è uscita. Buona coordinazione, ma pensavo che potesse entrare questa palla. Invece è uscita malissimo proprio. Vabbè. Vai Del Prato, bravissimo Del Prato. Si rinnova l'appuntamento con la Serie A, questo match della prossima giornata. Gara che vedrà impegnate Fiorentina e Cagliari. Due squadre Del Prato. Che un calcio propositivo. Preferiscono attaccare ma il cross non lo sappiamo fare. Questo è fallo, cioè gioco pericoloso. Del Prato prova a ricrossare, molto bene stavolta. La palla rimane lì, ma non riusciamo ad arrivarci. Allora, è stato bene stavolta, eh. Caramo. No. Interviene prima che sia troppo tardi. Era buona idea. Possibilità per la ripartenza. Dai, praticamente fatta.
Mancano pochi minuti. Resistiamo. Adesso l'ho detto, L'ho detto. Va per vie interne. Bravo Ray. Ma lei alla fine non ha fatto una brutta partita, eh? Ha fatto alcuni buoni interventi, devo dire. Bravo Caramo. Guarda, non perdere che verrà trasmessa naturalmente qui su EA Caio. Pier, non vedo davvero l'ora, sono due squadre. No, che era bellissimo. Era tutto bellissimo. C'è novità in vista nella Fiorentina. Ancora Allen. Ancora attenzione. Allen ci prova. È andato vicino a segnarne un altro, ma il portiere stavolta gli ha rovinato la festa. Aveva già preso gol da questo giocatore, stavolta però il duello di stanza lo ha vinto lui. Caio. Bravo Caio. Si fa vedere in avanti. No, Caramo, brutto passaggio. È finita, dai. Una vittoria finita, finalmente. Cioè, che è successo? Non si sa. Qualcosa è successo. Per fortuna, qualcosa di positivo, per fortuna. Ok. Ora possiamo fare l'intervista, dai. Possiamo farlo, giusto per chiudere in bellezza. Però è un episodio veramente complesso. Allora, tre punti qua importantissimi. Con l'Udinese potevamo fare 6 punti totali. Con Milan invece era difficile a prescindere. Con Milan, ragazzi, era difficile a prescindere. E abbiamo difeso molto bene. Che poi, oddio, abbiamo difeso molto bene. Parliamone. Mica tanto, vabbè. Facciamoglielo credere. Poi, scusate. Ok, bravo Caio. La prossima è con la Lazio, che faremo la prossima volta ovviamente. Zirkzee, beh, 80, 23 anni. Pablo Torre, pure lui interessante. Tra l'altro è in prestito dal Barcellona, così. Ok. Buffon, fatti una domanda. Non hai giocato l'ultima partita e abbiamo vinto. Che vuoi? Fatti una domanda. E date anche una risposta. Irlanda non mi interessa, credo. Ci penserò, collo. Ci penserò. Allora, classifica, 12esimi. Rimaniamo lì. Però abbiamo preso punti con la Fiorentina. Molto bene, che è davanti, è decimo posto. Però la zona... Il Milan è sesto. Vabbè, buonanotte allora. E quando mai ci arriviamo noi? Vabbè, testa alla Coppa Italia, ragazzi. Dai, obiettivamente testa alla Coppa Italia. Cioè, provare a fare i miracoli in Coppa Italia sarebbe la cosa ideale. Non c'è altro modo. Piano di crescita, vediamo un po' cosa possiamo fare. 13 settimane, vabbè, ND, mai. 4... 41 fai. Vabbè, 52 va bene. 4 va bene. Facciamo 8 per Casale. Soppi 12. Del Prato niente. Mazza la Cuau. Come cresci male. Invece Collo Colo può crescere tanto. Anche Diaz in realtà può ancora crescere. Cicaldo può ancora crescere. Anche Miretti. Anche Busio. Barre va bene così. Caramo va bene così. Sulle facciamo 16 settimane. Allen facciamo 9, assolutamente. Johansson facciamo 17, va bene. E Caio facciamo 9. E Mukoko 3. Ok, vediamo un po' quelli in prestito quando sono cresciuti. Longo 4 punti, Pinto 4 punti. Ok. Bianco 2 punti, Colombo 3, Costa 2, Esposito 2, Guerra 3, Marchetti 4, Ricci 8, ammazza Ricci, Bro 0, ottimo, bravo, Martins 6 punti, Bernardi 2 e Marchetti 0, Morales 3 punti, Benedetto 2, Bonni 4.
statistiche, vediamo che ha fatto più gol in questa squadra. Caio George, cioè, ha fatto 9 presenze in meno di Moukoko e ha fatto più gol. Hai capito, Caio? Ha segnato quest'anno, 13 reti, 5 assist in 18 presenze. Vuol dire che ogni partita che fa qualcosa, fa un assist o fa un gol. Molto bene, molto bene. Anche Allen molto positivo, anche Moukoko, Karamo, buonanotte. Anche Miretti quest'anno buono. Johansson invece così così, insomma. E niente ragazzi. Più presenze Miretti con 33. Quasi tutte da giocate, quasi tutte, quasi. Allen 32. Vabbè, quelli in prestito non stanno giocando, ragazzi, però scusatemi, cioè, spero che si riferisca al nostro campionato. Ah sì, in effetti Serie A e Coppa Italia. Allora sì, è normale che non stia giocando. Vabbè, ok. Ragazzi, direi che è tutto per oggi. Noi ci becchiamo al prossimo episodio, in cui avremo Napoli, che cazzo si chiama, Venezia e il Milan decisivo. E il Milan decisivo. Siamo quasi alla fine, Non manca veramente niente al finale di stagione, che vabbè, salvo rari casi clamorosi in cui passiamo col Milan, sarà poco interessante, perché bene o male più della metà classifica la vedo complessa. Però provare non costa niente. Ragazzi, ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao.